Allora, oggi facciamo 3 anni, festeggiamo il nostro anniversario e in occasione di ciò finalmente ho organizzato un bacaro tour. 6 bacari sono tipo delle piccole osterie sparse per tutta Venezia dove si mangia e si beve ad un prezzo di solito fisso, in teoria irrisori, in pratica siamo a Venezia quindi ci dobbiamo adeguare ovviamente ai prezzi veneziani. Che hai visto? 7 bacari, 8. Quindi sono le 3.40, direi di iniziare perché alle 9.40 abbiamo il treno di ritorno. Scusate, la cosa interessante sono le alghette wakame. Molto a suo agio in questi posti. Chiusa. L'organizzatrice non è molto... No, sinceramente dopo ho scordato fossero... Vabbè, è stato tutto organizzato all'ultimo perché abbiamo avuto degli intoppi. Vabbè dai, andiamo verso la seconda. Secondo. Dai, e anche questo è chiuso. No, non è vero. Inizio ad aver fame. Teoria è di là. Secondo me ci perdiamo. Allora, questo è aperto. Entriamo, proviamo a vedere cosa ci offre e proviamolo. È veramente bello comunque. Allora, com'era secondo te? Non mi dio. Era un ristorante e non un baccaro. Yeah, questo è aperto. Primo baccaro fatto. Abbiamo solo bevuto perché da mangiare non c'era praticamente niente a parte maccheroni con pomodoro. 17 euro. E adesso andiamo verso il secondo. Il baccaro Jet è uno dei più famosi qui a Venezia. A Baccari, i migliori sono in queste vie qua, nascoste. Io sono fiducioso, te? Io ho fame. Non fidatevi troppo di Google Maps perché le scorciatoie non esistono. Okay.
dopo aver constatato che fanno orari strani, tipo quello di prima che deve alle 5 quindi è già chiuso, quindi anche quello è chiuso, oppure aprono alle 6 e mezza, andiamo a caso, il primo che espone più cibo vince. Si intravede lì in fondo San Marco. Inizio ad avere molta fame, infatti sono sciupato. Di un prosecco, una Schweppes e quattro cicchetti abbiamo speso 41 euro. Il posto era bello, dovevamo aspettarcelo, però andiamo al Baccaretto da Lele, che in teoria è economico. Dicono, non so. Inizio ad avere parecchia fame. Chilometri e mezzo che camminiamo. Baccaro da Lele approvato. Alla fine siamo approdati fortunatamente da Baccaretto da Lele. Non si vedrà niente in sto video. Vino costa 60 centesimi, bicchierino. Il doppio, che è il bicchiere, costa 1,60 euro di solito. Buono, però adesso andiamo a mangiare veramente. Allora, adesso andiamo a mangiare in un posto dove siamo già andati tipo 7 volte qua a Venezia. Vabbè. In quel ristorante si chiama Orient Experience e si mangia bene e tanto e si spende poco, perché alla fine abbiamo speso 26 euro, ma abbiamo veramente mangiato tanto. Ora stiamo aspettando il treno per il ritorno. Il Baccaro Tour è stato bello, intanto ne faremo un altro sicuramente, lo organizzeremo magari insieme. E se volete fare un Baccaro Tour, primo consiglio, andare su TripAdvisor e semplicemente selezionare cosa c'è di aperto a Venezia e economico, cibo economico. Come seconda cosa è chiedere magari a qualcuno che si conosce se è già stato. E adesso stiamo aspettando che esca il binario del nostro treno, anche se non lo vedo, il che mi preoccupa. Mia discolpa, posso dire più. L'ho organizzato ieri sera all'ultimo perché avevamo altre idee in testa, ma è stato un periodo un po' così perché non avevo avuto tempo di organizzare niente. Ho tirato giusto mappa dei migliori baccari, che poi veramente sono anche migliori, sono anche economici, però aprono tutti chiusi nell'orario in cui li cercavamo. Sono tutti ancora chiusi perché aprono tutte le 6, quindi se dovete farlo fatelo di sera. Comunque, adesso la giornata è stata bella come sempre a Venezia. La prossima esperienza? L'università.